In realtà è nato quasi casualmente, nel senso che io sicuramente volevo avere a che fare con il teatro, con il cinema, nel senso che forse volevo scrivere, forse volevo fare il regista, forse lo scrittore. Avevo Scrittore di mandato. libri o di teatro? Studiavo, mi piaceva, mi è sempre piaciuto guardare. E sono sempre stato attratto dall'ambiente teatrale, ma semplicemente perché alle scuole superiori, facendo gli spettacolini di fine anno alla scuola, nella maniera più amatoriale possibile, avevo scoperto che sul palcoscenico non mi impicciavo quando parlavo, essendo un balbuziente. E al quarto superiore o al quinto superiore, non mi ricordo, sono salito su un palcoscenico, un giorno che c'era l'antologia di Spur River, di Edgar Rickmaster, e la prima volta che sono salito lì sopra, la prima prova, sono salito lì sopra e per la prima volta nella vita parlavo in maniera fluente. E a 16 anni, 17 anni mi impicciavo molto di più di oggi, insomma. E lì invece non successe, quindi questa cosa mi colpì molto. Poi in realtà mandai il mio materiale al Centro Sperimentale di Cinematografia Cioè che come intendi? regista. Mandai il materiale, cioè. Mandai, all'epoca penso anche oggi, però come regista si doveva mandare un cortometraggio, una lettera, diciamo, di motivazioni, dove scrissi una marea di minchiate sul punto di vista, sulla meraviglia di poter guardare il mondo come regista, cioè sulla scelta di mettere la macchina da una parte piuttosto che da un'altra per girare un'inquadratura, e dietro questa scelta, secondo me, ancora oggi c'è una meraviglia, nel senso che ci hanno insegnato che a seconda di dove si guarda, da che punto di vista osservi le cose, quelle cose acquistano un altro significato. E quindi questo concetto quasi filosofico, devo dire, mi ha affascinato sempre moltissimo e ho cercato di spiegarlo in questa lettera motivazionale, ma credo abbia scritto veramente male. Il cortometraggio, io non avevo assolutamente idea di cosa fosse un piano americano, gli obiettivi. E quindi feci questo cortometraggio con un mio carissimo amico, che neanche lui aveva idea però di che cosa fosse la macchina da presa, l'obiettivo, eccetera, e obiettivamente era molto brutto, riguardandolo col senno di poi. Credo non mi abbiano preso perché faceva veramente cagare quel cortometraggio. Però rimasi molto male, perché pensavo che le mie motivazioni, sai, quando c'hai 18 anni le tue motivazioni sono le più importanti dell'universo, poi ti rendi conto che sei soltanto molto presuntuoso. Dopo questo rifiuto, diciamo, dopo non essere stato preso al centro sperimentale, mi iscrissi alla facoltà di lettere alla Sapienza a Roma, storia del teatro, storia del cinema. C'erano dei docenti Beh, importanti. c'era per storia del cinema, c'era Spagnoletti, che poi ho rincontrato anni dopo quando era direttore al Festival di Pesaro e andai con un film lì e fu scioccante il fatto che quell'uomo che mi terrorizzava agli esami, ritrovarselo che ci ubriacavamo la sera dopo le proiezioni, è stata una delle giornate più belle della mia vita. In realtà lì ancora non avevo idea di fare l'attore, nel senso che appunto volevo scrivere, volevo dirigere, volevo fare il critico, non avevo idea. Chiesi al professore di storia del teatro, con cui studiavamo le varie metodologie, Meyerkov, Stanislavski, Grotowski, eccetera, però ero molto curioso di guardare l'aspetto pratico di tutta quella teoria. La sto prendendo troppo larga? Sì, esatto. Se ti rompete le palle, andiamo su. Sì, che E rompono. C'ho sempre la paura di fare.
E quindi per curiosità gli chiesi se conosceva uno stage, un corso, qualcosa di una mesata per approfondire, diciamo, l'aspetto pratico di questi due metodi. Mi diede 3 o 4 scuole private, andai in giro, nessuno mi soddisfaceva e alla fine sono entrato a Via degli Zingari, che è una zona, una strada dove abitava Mario Monicelli. Sì, e lì entrai in questa scuola che era un sottoscala, una grotta buia, puzzava di muffa, piccolissima, e però quando sono entrato lì dentro non lo so, ma mi sono sentito dentro proprio casa. È stata veramente una cosa di pancia, insomma, prima di conoscere gli insegnanti, prima di conoscere tutto quanto. E l'istinto mi ha portato lì, feci un mese, poi dico, ma vabbè, faccio un altro mese di cultura. Alla fine ho fatto 3 anni, all'università mi mancano 4 esami che non darò mai, con buona pace di mia madre che ancora aspetta la laurea, e quindi è iniziato tutto da lì. Poi dopo la scuola ho messo su, insieme a quello che era il nostro insegnante di recitazione, una piccola compagnia. Facemmo, il mio primo spettacolo fu diciamo spettacolo con i contributi professionista, diciamo casa di Bambola di Ibsen, lo vide un critico, lo vide un produttore e partimmo con la prima tournée e poi da lì iniziarono le prime critiche, Franco Quadri venne a vedere un altro spettacolo e poi via via via, via.